Sono Maurizio Cidà, architetto, e sono qui per presentarvi il mio libro, Architettura Quantica, una lettura dell'evento architettonico in ottica quantistica. Il libro è nato dalla consapevolezza che la disciplina architettonica debba fare una riflessione su se stessa, con una modalità che vada oltre quella filosofico-autoreferenziale alla quale ci hanno abituato i critici e i linguisti contemporanei. Quello che sta accadendo al progetto di architettura è paragonabile a quanto è successo al paradigma della fisica classica negli ultimi decenni. Entrambe hanno subito un salto quantico. La lettura dell'evento architettonico in ottica quantistica prevede la presenza di un terzo attore, l'osservatore, che con la semplice osservazione influenza il progetto architettonico. A questo punto, gli attori principali del fenomeno architettonico sono il progettista, il fruitore e l'osservatore. L'architettura è, come l'ingegneria, una disciplina di carattere prettamente scientifico. L'architettura del movimento moderno che arredano le nostre città sono figlie della fisica classica, quindi la fisica meccanicistica e riduttivistica. Girando per il mondo mi sono accorto che le architetture più innovative che stanno crescendo nelle più importanti città sono interpretabili soltanto con la fisica quantistica, in quanto parlano un linguaggio completamente nuovo e gli strumenti interpretativi della fisica classica non sono sufficienti per poterne comprendere lo spirito e poterne comprendere l'essenza. In questo libro ho illustrato le leggi fondamentali della fisica quantistica e le architetture che ne fanno riferimento. Ho quindi proposto una nuova interpretazione del tempo che fosse non lineare e che fosse più adeguato a una lettura di questo tipo di architetture. Einstein diceva a questo proposito che il tempo non scorre in una sola dimensione, ma il passato è presente e coesiste insieme al futuro. Architetture razionaliste o organiciste avrebbero sicuramente una stimolante contemporaneità nel momento in cui fossero interpretate non con una chiave temporale lineare, ma quantica. Del resto, chi ci dà il diritto di ritemporalizzare, quindi risistemare in maniera lineare quelli che sono stati i riferimenti progettuali, i riferimenti storici e l'ispirazione che sono nate all'interno della mente del progettista nel momento dell'atto creativo? In quel momento, tutti questi riferimenti coesistono in un continuo spazio-temporale che non può essere ridotto in una cronologia di tipo lineare, ma sicuramente deve essere rivisto con una cronologia di tipo quantico. È arrivato il momento di creare un'architettura quantica che si basi sulle leggi della fisica quantistica e anche sull'evoluzione spontanea dei linguaggi, dove diventa importante il genius loci e anche la figura dell'osservatore, e dove il tempo non sia lineare, ma quantico. È una lettura semplice e divulgativa, anche perché non sono uno scienziato. Grazie per essere stati con me.